Eccoci con un nuovo appuntamento con la salute e l'informazione sanitaria. È ancora con noi oggi il dottor Claudio Rabbia, radiologo vascolare e interventista. Oggi, dottore, parliamo di un argomento particolare, l'angioplastica delle arterie periferiche. Di che cosa si tratta? Allora, intanto così intendiamo per arterie periferiche. Le arterie periferiche sono quelle, almeno nel nostro ambito medico, si intendono arterie periferiche quelle che non sono coronarie. Anche se poi di fatto quando si parla di arterie periferiche si riferisce abitualmente alle arterie che vanno agli arti inferiori, quindi alle gambe. Quindi arterie periferiche si intende questo abitualmente. Cosa si intende per angioplastica? Angioplastica è un trattamento endovascolare che si fa introducendo un particolare catetere che poi vi descrivo nell'arteria tipicamente all'inguine, qualche volta invece dal braccio, catetere che viene veicolato dove si intende effettuare questa dilatazione e poi viene gonfiato. Questo catetere è dotato di un palloncino che viene gonfiato dall'esterno. È una terapia che si utilizza dalla fine degli anni 70, che ha avuto ovviamente una diffusione planetaria enorme e sostanzialmente possiamo dire che il 70% dei pazienti che abbiano una patologia ostruttiva delle arterie e degli arti inferiori vengono abitualmente trattati, dove ci sia un'indicazione clinica, naturalmente vengono trattati con l'angioplastica e non più con la chirurgia. E quindi un esame invasivo dove il paziente comunque è Non addormentato? addormentato, è un No. esame che nella quasi totalità dei casi prevede un'anestesia locale. Come ripeto, l'accesso, cioè il punto in cui noi introduciamo il catetere, che serve per fare questo lavoro, è abitualmente l'arteria femorale, cioè l'arteria che è situata, che decorre, l'arteria femorale comune che decorre all'inguine. L'angioplastica transluminale percutanea, così si definisce in linguaggio tecnico, prevede molto spesso, soprattutto nelle arterie che decorrono l'addome, che sono le arterie iliache, poi ce ne sono anche altre che adesso non tralasciamo, prevede anche il collocamento, il rilascio nella sede della patologia che si intende trattare di uno stent. Credo che molti conoscano che cos'è lo stent. Lo stent sono delle reticelle, che vengono appunto rilasciate nella sede di interesse e che vengono dilatati in modo tale da costituire una sorta di supporto meccanico nella sede della stenosi. Gli stent vengono utilizzati ampiamente nelle coronarie, vengono utilizzati nelle carotidi dove ci sia naturalmente l'indicazione, nelle arterie renali, nell'aorta, nelle arterie periferiche dove appunto vi sia la possibilità di E impiantarlo. quali sono i motivi, o meglio le patologie per cui si ricorre all'angioplastica? Limitandoci alla patologia ostruttiva delle arterie degli arti inferiori quando esistono delle ostruzioni o delle stenosi, per stenosi si intende arteria chiusa ma ristretta per la presenza di placche nel suo interno, o delle ostruzioni che implica invece un'ostruzione completa, che diano dei disturbi significativi. Disturbi, per esempio, riferendosi specificamente alle arterie degli arti inferiori, e la cosiddetta claudicazio, se il soggetto cammina dopo un numero variabile di metri si deve fermare perché è male. Oppure in casi molto gravi la cosiddetta ischemia critica, cioè quando non arriva abbastanza sangue nemmeno in condizioni di riposo. E in questo caso appunto molto spesso si ritiene Questo necessario. tipo di esame richiede una preparazione da parte del paziente? Beh, naturalmente il paziente deve essere ricoverato e abitualmente o si può fare questo esame o in day hospital, ove vi sia la possibilità di farlo in day hospital, o con un ricovero che abitualmente è di una notte, quindi di 24 ore. Il paziente deve essere a digiuno, deve aver fatto una serie di esami che vengono valutati, esami del sangue, elettrocardiogramma, radiogramma del torace e poi deve essere appunto trattato in anestesia locale, quindi il paziente è sveglio e quindi partecipa E dopo all'esame. l'angioplastica occorre assumere dei farmaci, seguire delle terapie specifiche? Diciamo che in linea di massima i soggetti che devono sottoporsi all'angioplastica percutanea o allo stenting già sono trattati con farmaci quali tipicamente l'aspirinetta, la cardiospirina, il Plavix, il clopidogrel, cioè farmaci che sono farmaci antitrombotici che hanno appunto la funzione di limitare al massimo il rischio che le arterie dove coinvolte possono andarsi a chiudere. A maggior ragione, dopo l'angioplastica, questi farmaci devono essere continuati, usati nella maggior parte dei casi in vita natural durante. Quali sono i benefici per un paziente? Beh, intanto, come ripeto, l'indicazione deve essere un'indicazione molto chiara e possibilmente condivisa. Per
ovviamente col paziente, perché il paziente deve partecipare al processo decisionale obbligatoriamente e deve essere magari, se possibile, condivisa anche con i medici curanti. Quindi il paziente è portatore di un disturbo che può essere, come dicevamo prima, la claudicazio o l'ischemia critica. Noi intendiamo con l'angioplastica trattare questo disturbo. Abbiamo un successo tecnico molto elevato e un successo clinico di poco inferiore. Vale a dire, se un paziente arriva perché ha un'arteria occlusa o ristretta e si ferma camminando dopo 100 metri, il nostro obiettivo è quello di farlo camminare senza più limitazioni. Cioè l'obiettivo, nella stragrande maggioranza dei casi, è proprio quello di aumentare l'autonomia di marcia. Le tengo la domanda di un telespettatore. Dopo aver subito un'angioplastica mi hanno consigliato uno stile di vita più salutare. Praticare sport, mangiare in modo sano, evitare alcol e fumo, che penso che siano cose fondamentali in generale. Dovrò farlo per sempre o posso sgarrare una volta ogni tanto? Questa è una bella domanda. Allora, intanto questa è una regola da seguire indipendentemente dal fatto che si faccia o meno un'angioplastica. I cardiologi soprattutto ci hanno insegnato, gli internisti ci hanno insegnato in questi ultimi 30 anni che lo stile di vita, evitare abusi è fondamentale per conservarsi in salute. Questo non significa che non si possa mangiare la fetta di salame, questo è ovvio. Diciamo che è fondamentale avere uno stile di vita abituale, possibilmente camminare tutti i giorni, per esempio. Ed è ovvio che il paziente che abbia subito un'angioplastica rispetto al resto della popolazione, tra virgolette, sana, è un paziente che ha più fattori di rischio, quindi deve essere maggiormente controllato. Però dopo quali sono le prospettive di vita di un paziente che si è sottoposto a un'angioplastica? Può condurre una vita normale? Tanto deve condurre una vita normale. Dipende sempre da quella che è la situazione clinica prima del trattamento. Ci sono soggetti che magari hanno fatto da me l'angioplastica 35 anni fa e che stanno tuttora bene. È chiaro che se la situazione clinica è complessa, un soggetto che è cardiopatico, arteriopatico, diabetico e che quindi ha molteplici fattori di rischio, beh certo che si fa l'angioplastica con lo scopo di migliorare la qualità di vita. È ovvio che il paziente dopo deve fare una vita assolutamente normale, compatibilmente con le sue condizioni. Le faccio una domanda pochettino particolare, ma ci sono delle complicazioni, cioè ci sono dei casi in cui l'angioplastica non funziona o comunque può avere delle complicazioni nel corso allora, dell'intervento? Distinguiamo tra i casi in cui l'angioplastica non funziona, vale a dire che in cui abbiamo avuto un insuccesso tecnico o clinico. Questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione, dobbiamo entrare tutti nell'ordine di idee che la medicina non è scienza esatta e che il medico è un uomo come tutti gli altri, quindi può sbagliare. Fatta questa considerazione preliminare, è certo, le complicanze sono da tenere sempre in considerazione. Come regola generale, in qualunque trattamento, specie se il trattamento è invasivo, sempre deve essere considerato il bilancio rischio-beneficio. A che cosa intendo sottopormi, quale rischio intendo accettare e in relazione a quale beneficio voglio ottenere. È certo che l'angioplastica è un esame invasivo e può essere aggravato da complicanze. Statisticamente il tasso di complicanze è basso, ma purtroppo mi è capitato nella vita di avere delle complicanze anche in casi assolutamente banali, complicanze inaspettate. Purtroppo in medicina le cose rare possono succedere. Possono capitare. Certo. In ogni caso il paziente viene sempre informato, ed è fondamentale sottolinearlo questo, di tutti quelli che possono essere da una parte i vantaggi e i benefici, ma anche i rischi. È assolutamente doveroso, cioè fa parte del rapporto medico-paziente c'è nel rapporto medico-paziente una fase fondamentale che si chiama consenso informato. Consenso informato vuol dire spiegare al paziente: guarda che tu hai questo disturbo, hai questo problema, le possibilità terapeutiche sono queste, queste e queste, e spiegare, possibilmente in modo chiaro, comprensibile, quali sono le complicanze a cui si può andare incontro, quali sono le limitazioni delle varie opzioni terapeutiche. Ne faccio un'altra domanda da profana. Dopo un'angioplastica si potrebbe eventualmente, se le cose si aggravano, ricorrere a un intervento vero e proprio? Certo, certamente. In genere l'obiettivo dell'angioplastica è, stiamo parlando in termini molto generali, l'obiettivo dell'angioplastica è quello di migliorare una certa condizione, ma obiettivo fondamentale è non impedire un eventuale intervento chirurgico successivo se necessario. Quindi questo il paziente deve comunque essere consapevole che può essere un momento iniziale, ma poi potrebbe... Può succedere. Diciamo che la percentuale di pazienti in cui fatto un'angioplastica, l'angioplastica fallisce e quindi si rende necessario un intervento ulteriore, quindi un intervento chirurgico, è una assoluta minoranza, ma sono casi da tenere in considerazione.
La ringrazio dottore, Prego. soprattutto per le informazioni utili che ha dato non solo a me, ma soprattutto ai nostri Grazie. telespettatori, e la invito, se è possibile, ad un'altra puntata della nostra trasmissione. Ringrazio tutti i telespettatori per averci seguito e alla prossima. Se volete potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica grp@grp.it per suggerire un argomento, per approfondire un argomento già trattato o anche per rivedere una delle nostre puntate. Alla prossima, grazie e arrivederci. Thank you.